Chiesa gremita di gente e di fedeli, sabato sera incontrata a Giuccafa, che ha festeggiato l'arrivo delle festività natalizie con un coro di canti al termine della funzione religiosa, quindi a seguire i mercatini di Natale. Nell'atrio della chiesa, con degustazione di ricotta, pane caldo e dolci direttamente preparati in loco, quindi al termine la rappresentazione vivente del presepe, il tutto organizzato dalla parrocchia di Contrada Ciuccafa, guidata da Don Giacchino Falsone. Questa sera stiamo realizzando, diciamo, questo momento così bello, solenne a Porto Empedocle, dove oltre alle funzioni liturgiche che si fanno in chiesa, stiamo vivendo questo momento di rappresentazione sacra. Faremo un piccolo concerto dove diciamo, messe insieme diverse realtà parrocchiali, diciamo, diversi cori delle varie parrocchie di Porto Empedocle sotto la mia direzione, per contemplare il mistero del Santo Natale attraverso il canto. Quindi non vuole essere un vero e proprio concerto, ma più, come dire, un momento di preghiera. E dopo passeremo dall'altra parte, perché c'è una rappresentazione del presepe vivente con le degustazioni tipici dei prodotti locali. Naturalmente questo momento deve essere un momento aggregativo e di fraternità per la città di Porto Empedocle, e la cosa bella è che, come dire, come dice Sant'Ignazio di Loyola, no? Se vogliamo contemplare il mistero, la meditazione va vissuta rappresentandola anche fisicamente, come si suol dire. Io l'augurio più bello che posso fare di questo Natale, no? Di un Dio che si fa come noi perché noi ci facciamo come Lui. E io penso che per divinizzarci, o meglio, tanto più ci divinizziamo, quanto più ci umanizziamo, e questo è molto importante. E in questo Natale cosa augurare alle persone? Mi viene in mente una frase della Sacra Scrittura, dal libro del Siracide, che dice che l'uomo ci può vivere 70 anni, 80 anni massimo, no? Di tutte le preoccupazioni, i problemi, del nostro tallone d'Achille, che sono il successo, il potere, il denaro. Una volta che chiudiamo gli occhi, che cosa resterà? Nulla, niente. Quindi l'augurio più bello che io posso fare è il fondamento, diciamo, del Vangelo che Gesù Cristo ci ha insegnato: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Se riusciamo a comprendere questo pienamente nella nostra vita, viviamo il Natale veramente con amore, perché questo è il vero Natale. Un'iniziativa che ha partecipato tutta la parrocchia, i parrocchiani, insomma, cui c'è dietro un impegno, diciamo, durante la settimana. C'è un impegno non indifferente, perché sono tutti coristi delle varie realtà delle parrocchie di Porto Empedocle messe insieme, e diciamo che è da mesi che proviamo. Quindi, tra l'altro, sono persone che non hanno mai studiato canto, non hanno mai studiato musica, lavoratori, gente che lavora, ma con grande impegno e passione si sono, come dire, dedicate alla realizzazione di questa rappresentazione sacra. Come si vive il Santo Natale in un Natale purtroppo triste anche per via dei fatti della guerra? La speranza è l'unica cosa, da buon cristiani, che non dobbiamo mai perdere, no? Dobbiamo essere speranzosi che le cose possano cambiare e possano migliorare sempre. E quindi dico, vivere sempre nella speranza ed essere fiduciosi in Dio, perché, come dice nel Vangelo di Luca, nulla è impossibile a Dio. E quindi, se noi ci impegniamo e collaboriamo alla sua opera, nulla è impossibile a Lui nella nostra vita. Sindaco, tra le tante manifestazioni natalizie, a questo momento oggi di raccoglimento, di canto, con la manifestazione qui nella parrocchia di Giuccafa. Sì, oggi a Giuccafa si è svolta in precedenza la messa, come ha detto già Gian Gioacchino, e ancora una volta Don Gioacchino ha dimostrato di avere quell'esuberanza e quella capacità di mettere insieme e di fare le cose. Dopo l'omelia, infatti, vi sarà il coro polifonico, che è un momento di canti natalizi in modo tale da socializzare. E come ha detto poco fa Don Gioacchino, è chiaro che dopo questa manifestazione ci sposteremo dall'altra parte, perché quest'anno si è voluto realizzare, grazie alla collaborazione anche dei parrocchiani e tutti gli abitanti di Contrada Ciuccafa e non, questo presepe vivente, un momento di aggregazione, un momento di socializzazione, dando la possibilità, perché è chiaro che in questo momento di grande difficoltà, di grande tristezza, anche legata a fatti internazionali come la guerra, è un momento di solidarietà, di socializzazione e di stare insieme, augurando a tutta la cittadinanza un Santo Natale e un felice anno. Sono previste tante altre manifestazioni, diciamo, durante le festività. Abbiamo visto quella iniziale di Torre Carlo V, ma tante altre. Sì, ci sono diverse manifestazioni in programma, questa è una delle tante, è chiaro che si svolgeranno nell'arco dell'intero mese, e abbiamo voluto proprio far questo per dare alla città un momento di aggregazione sociale importante, per un Natale che sia migliore e un anno che sia migliore di quelli passati.